Crudonna e Cottuomo avremo i kefir, questi esserini minuscoli che servono come dei probiotici naturali. Pollone era e ancora non ci crede a queste cose. Non ci credi? Cioè non è vero che non ci crede, vabbè. Comunque non ha esultato come me quando le sono andata a prendere. E adesso vi faccio vedere un attimo come, perché me l'ha regalati Roberta di Perna. Grazie Roberta, grazie mille. E niente, adesso vediamo un attimo. Sono a che servono, ovviamente vi domanderete. Servono come dei probiotici naturali. E praticamente non li andremo a mangiare loro direttamente, pure perché ci dispiace. Ma si beve la loro acqua in cui loro hanno rilasciato tutti i loro, diciamo, i loro enzimi. Loro metabolizzano gli zuccheri che ci andremo a mettere adesso nell'acqua in cui vanno ammollati. Non ammollati, vanno proprio inseriti dentro l'acqua. E poi lo scarto metabolico, il plankton. Noi ci berremo il plankton, aspettate, vi faccio vedere come si fa, eh. Ho dimenticato di una cosa. Allora, Roberta me l'aveva dato dentro questo vasetto con l'acqua dentro i cetriolini, no, vabbè, quello che si è acquato ovviamente. E lei mi ha detto poi, appena arrivi a casa, mettilo in un colino a maglie fitte. Questo è un colino a maglie fitte e lo sciacqui sotto l'acqua. Questo passaggio già l'ho fatto. Adesso invece lo andremo a mettere. Ho appena comprato questo vasetto è da un litro e l'andiamo a mettere qui dentro questi granuletti. Allora, adesso abbiamo tutti gli ingredienti, servono 35-40 grammi di zucchero, mi raccomando, non mettete mai lo zucchero bianco, quello mascobado che sembra terra, che è buonissimo, pieno di sali minerali, magnesio, un sacco di cose c'ha. Poi ci serve mezzo limone, così sano, insomma, senza così. Come lo vedete, poi servono o 3 fichi secchi o una manciata di uvette, insomma, o della frutta secca o fresca. Se nel caso avete solo la frutta fresca, per esempio, che ne so, le pesche, le pere, deve essere bella turgida, non la, diciamo, frutta matura, troppo matura, deve essere turgida. In questo caso io però ho preferito metterci le prugne, che ho appena comprato le prugne secche. E poi mettiamo 750 ml d'acqua, così siccome dobbiamo andare a mettere anche questi altri ingredienti, si arriverà a un litro più o meno di capienza. Ok, allora prima cosa andiamo a mettere lo zucchero nell'acqua e lo andiamo a far sciogliere bene. Dobbiamo girare fin quando lo zucchero non si è sciolto bene. Giriamo. Lo zucchero deve essere completamente sciolto. Allora, una volta che lo zucchero si è sciolto per bene, lo andiamo a mettere nel vaso con i grani di kefir. Ok. Vediamo un po', casomai ce ne mettiamo un altro po'. Poi col limone non so se andiamo così. E poi ci andiamo a mettere le prugne, oddio, il limone. E una volta che ci abbiamo messo le prugne e il limone, lasciamo riposare per un'oretta coperto con un tovagliolo che abbia, o con un panno molto poroso, oppure con un tovagliolo, di modo che loro praticamente prendano tutti i batteri che circolano nella vostra casa, perché in pratica ogni kefir infatti è diverso dall'altro, come il lievito madre, no? Proprio perché prende tutta la... anche tutto l'amore che circola nella vostra casa, ok? Aspettate che vi faccio vedere come si fa. Ecco fatto, l'abbiamo guardato ben bene e adesso lo lasciamo così per un'ora. È passata e possiamo scoperchiare il nostro talebano. Allora, vediamo un po' che cosa ne viene fuori. Zan zan zan. Niente, acqua marrone perché ci stava lo zucchero di canna. Adesso ci diamo un'altra rimestatina. E poi lo mettiamo così come sta col coperchio, ovviamente. Guardate come sono bellini. Eccoli qua. Che poi prima sentivo un odore proprio buono. Mi sa erano loro che odoravano. Odorava
di pane. Buono pure di limone, buonissimo. Prendi adesso, ci andiamo a mettere il nostro coperchio e lo andiamo a mettere nel frigo. Eccolo qua, vicino alla bieta. E niente, si fa stare almeno 24 ore prima di berlo. E prende, ogni volta se ne prende una, diciamo, si può mettere nei frullati oppure si può bere così com'è, magari dopo aggiungendoci un po' di cannella o qualsiasi cosa, altra cosa per aromatizzarlo. Però l'importante è che adesso stia 24 ore nel frigo. Allora, stasera faremo l'assaggio del bellissimo nostro kefir, lo vedete? Eccolo qua. Matteo è scettico Pensieroso. e pensieroso. Allora, prima lo assaggio io, vediamo un po' che cosa Resto sulle mie. succede. Allora. Non sono convinto. Mi sembra un chinotto andato a male, visto da qui. Ma inquadralo intanto. Ah, sì. No, quello. Lo vedete? L'ho Questo messo io. chinotto è andato Ma a male. questo l'hanno. Ma che chinotto è andato a male? È buonino! Aspetta un Non mi fido, mi sembra un chinotto andato a male, visto da qui. Frizzantino! Buono! Ho messo Io già non. sto spumantino. Gusto pulito. Amaro del Menga. È buono, non è male. Caspita, Piacevole. frizzantino, vero? Sembra un vinello. Ah, mo che significa? Mo che significa? Allora, questo prima l'avevi tutto snobbato, Ribadisco il mio giudizio, è un chinotto andato male, un chinotto allora, non è sfiatito. affatto così, è proprio buono. Non è male. Buonino proprio. Questi animaletti qua hanno fatto il loro sporco lavoro. Hanno fatto bene, vedi, abbiamo pure il vino Ma questo che gratis. fa? Fa andare al gabinetto meglio. Allora, su alcuni ha un effetto diuretico, su altri ha un effetto invece, scusami, non diuretico, lassativo, su altri ha effetto E chi già astringente. ci va potentemente, Potrebbe tipo far. te. Che fai? Perché. Allora, pure tu ci vai parecchie volte al Poi ci giorno, vado io, quindi è inutile che tipo dici te tipo te e e me. Trovo pure i frutti. scostumata. Vabbè, ci Taglia, taglia stanno. No, tutto. non posso. Chiudi. Oramai è così. Chiudi. Oramai è così. Prima che te ne penti. Allora, ascoltatemi, questo qua può avere un effetto o lassativo o astringente, dipende da Dovete voi. scegliere voi. Voi Esatto. scegliete. Ma no, ma lei ha pensato. Lo voglio lassativo. E viene niente lassativo. Lo voglio astringente. Diventa Diventa astringente. Come Alice astringente. nel Paese delle Meraviglie. Poi un'altra cosa è che praticamente può essere consumato soltanto dopo 24 ore che insomma l'avete preparato e alcuni non so, Davvero? dicono sì, Allora alcuni. bisogna sbrigarsi a Infatti berlo. bisogna sbrigarsi perché prende la farmacista insomma, che me l'ha dato, praticamente ha detto che lei lo preferisce prende tra il secondo e il terzo giorno di maturazione, diciamo, tra il secondo e il terzo giorno in cui l'ha Capito? E preparato. quindi non va Aspetta, e invece ad asforato. alcuni piace di più, cioè magari anche hanno più benefici se lo consumano tipo dopo il terzo e il quarto giorno. Chi Invece la lei vuole dice che per cotta lei e il chi la terzo e vuole quarto giorno cruda? è troppo, incomincia ad avere un sapore troppo magari frizzante, troppo alcolico e quindi non le piace, Ma non le c'è fa. un tasso alcolico veramente? Certo, diventa alcolico Quindi poi. ubriaca. Allora, io non lo so se ubriaca. Bellissimo! Allora, tu la devi solo smettere, ok? Questo è un. Quindi due piccioni con una fava, se chi per i nostri amici alcolisti. Senti, a me mi si sta stanca il braccio. Allora, ovviamente se vi è piaciuto questo video del kefir, mettete un bel pollicione, lo condividete sui social, su Facebook, dove volete voi, su Google E Plus. bevete il beverone Vi pure voi. vedete Ma dove lo trovano il il beverone? beverone? Devono andare alla farmacia e No, poi se lo prendono. vabbè, questo ci sta un gruppo Facebook, Kefir, mi sembra Kefir Italia, si chiama una cosa del genere. Magari potete vedere se nella vostra zona c'è qualcuno che c'è grani di Vi Kefir. terremo aggiornati sugli effetti del beverone. Ah, iscrivetevi al canale, non vi dimenticate. E poi venite a commentare nel vlog, ok? Ci vediamo, ciao ciao!